Là siamo nell'intervallo della festa. Ma non c'è nell'acqua, nel vino. Siamo nell'intervallo della festa, Siamo nell'intervallo della festa. Sì, ma i lavoranti sono tutti a magnà. Ora sì, Mangiate. Tutti. Sì. Qui ci sono le donne che stasera si sono dati da fare in cucina. Ne manca. E poi abbiamo il leader della festa. Il leader della festa è il dottor Luca Voci. Una dichiarazione su questi primi due giorni della festa. Dammi il melone. Ma insomma, si spera di fare qualcosa di meglio, no? Specialmente in pizzeria è mancata un po'. Cioè, un aiuto al pizzaiolo, l'aiuto al pizzaiolo, la pizzeria è fantastica. Poi abbiamo un altro esponente di fondazione di rilievo, diciamo. Proprio si espone proprio, Fa una dichiarazione? No. Niente, non è niente da dire? Niente, ora c'è da mangiare. Ha ragione, condivido, si fa una cosa una volta nella vita. Abbiamo un esponente giovanile. Poi c'è già un esponente giovanile, ma Nicolò, dopo l'esperienza via Regina, ti sei qui al solaio. Certo. Il partito in Messina quest'anno ha fatto due feste e l'anno prossimo speriamo di farne tre, anche a Massarosa. Ah, fanno tre feste? Io spero. Si va avanti a feste. Non si va avanti solo a feste, ma anche a forza di lotte. Ma perché tre feste? Che ci piace? Perché tre feste? E no. Una va a Viareggio. Cioè, Massarosa quest'anno non l'ha fatta, un altro anno si spera di farla anche a Massarosa. La segretaria si è messa sola. No! Ah, si è messa in disparte. Quando si mangia si combatte con la morte, diceva la misura. Tu sola? Sì, così quando ero più in petto dicevo quando mangi si combatte con la morte. Ma dicendo napoletano o in italiano? No, in italiano. Non si poteva parlare. Dicevo, quando si mangia si combatte con la morte. Come Montalbano. Breve storia della grande Juventus, ha comprato anche il giornale di comunque è vero che si fa una cosa alla volta. È un discorso serio, scusa. Ma si ripiglia, si ripiglia un'altra bottiglia, ma vabbè. Che mangi questa? No, è le patatine, questa è la consorte del leader della festa. La first lady. La first lady. Sì, poi abbiamo il cassiere. Com'è andata stasera la festa? Male. A livello economico? Male. Ce le facciamo le spese. Invece che ai Maldive, che andiamo a scendere. Ce le facciamo le spese. Poi chi ci abbiamo? Chi possiamo intervistare? La signora Teresa. Che mangia. Che mangia. E chi vuole tanto? E comunque un anno. Lei scappa. Rimango dell'idea che sul menù ci andrà in messo i bimbetti. Certo. Menù tradizionale. Noi abbiamo 170 famiglie, come dice, abbiamo 170 famiglie. Una di bimbetti. E patatine. Poi c'è Angela Mazzetta che fa un dolce, nessuno lo sa, ma fa un dolce buonissimo. Fa un dolce veramente spettacolare. Io ho avuto la fortuna di assaggiarlo una volta e poi ho capito. Amore, ma c'è la paura.